Un saluto a tutti i nostri amici collegati sul canale Vimeo di Ecoteatro. Un grazie a Renato Marconi, che con questa musica iniziale introduce il quarto dei nostri incontri, dove si parlerà di cinema, in particolare collegato a questa musica che abbiamo sentito, di Marilyn Monroe, con un'attrice straordinaria che è venuta a trovarci e che collabora con noi con una generosità squisita, Loredana Cannata. Grazie. Ciao. Loredana, grazie di essere qui. Come stai? Sto bene, sto molto bene. Sei stanca? Un po' sì, perché ho fatto 10 giorni di prove intense, ecco, per venire qui. E infatti vediamo sul palco che c'è un po' di, non disordine, ma di caos creativo, che sono elementi di scena, perché tu stai provando qui a Ecoteatro in questi giorni. Esatto, sto provando per portare il mio monologo su Marilyn, ecco, e farlo vedere nel migliore dei modi, viste le condizioni in cui stiamo lavorando per certo. Ora. Ahi noi, speriamo che finisca presto e che torniamo a una normalità. Allora, partiamo dalla fine. Marilyn, come mai Marilyn? Perché io decisi di fare l'attrice a 7 anni, quando trovai una piccola foto di Marilyn, e non sapevo ancora neanche bene proprio che cosa fosse il cinema, gli attori, ma rimasi folgorata da questa luce. Ecco, riuscivo a vedere la luce che era Marilyn, e da lì decisi che avrei fatto l'attrice, cominciai a sognare come sognava Marilyn. Ah, quindi il tuo percorso è iniziato perché hai visto una foto di Marilyn? Sì. Cioè così, come nei film. E su quella meraviglia. Piccola foto ho basato tutta la mia vita, esattamente. E devo dire che anche Marilyn cominciò a sognare di fare l'attrice a 5 anni, quindi diciamo più o meno un percorso alla simile. Stessa età. E quindi che è successo? Hai deciso, voglio fare l'attrice, e come si è? Quindi cominciai intanto a collezionare tutte le foto di Marilyn che trovavo, a guardare film, e cominciai anche a dire a tutti che volevo fare l'attrice. Ma tutti mi dicevano che era impossibile, che avrei dovuto lasciar perdere, che a 19 anni mi sarei sposata e avrei fatto dei figli. E allora smisi di dirlo, ma non di sognarlo, e mi dissi che perlomeno ci volevo provare. E pensai, non voglio arrivare ad un certo punto della mia vita a chiedermi chissà come sarebbe andata, chissà che cosa sarebbe successo. Penso che questo nessuno debba come dire, farselo, darsi questo atroce dubbio. Perlomeno bisogna provare. Hai ragione, e meno male che hai provato. Pensa se non ci avessi provato. Esatto. Ma lo sai che anche l'autobiografia di Valentino Rossi si intitola così. Pensa se non ci avessi provato. È vero. Chissà quante straordinarie esperienze magari non ci sono state nel mondo perché qualcuno si è fatto convincere da qualcun altro. E non ha osato. E non ha osato. Bene. Quindi aspetta, tu fai uno spettacolo su Marilyn, senza svelare troppo, perché ovviamente poi lo proporremo ai nostri amici che ci seguono sul canale di Ecoteatro. Di che si tratta in realtà? Spiegacelo. Non rivelarci troppo, però insomma, okay, qualcosa dici. Vi posso dire due cose. Sì. Una, che lo spettacolo è ambientato in una delle ultime sere di vita di Marilyn, quindi siamo nell'estate del 62. Lei è stata licenziata dall'ultimo film, che poi ovviamente non completerà, e praticamente riflette sulla sua vita, parla al dottor Grinson, che è stato il suo ultimo psichiatra, e quando partiva lei registrava al registratore appunto delle sedute a ruota libera, parlava e poi dava i nastri allo psichiatra. Ed è quello che tu fai, ho visto. Ho detto, no, perché ti vabbè, ho visto in prova, anch'io. Ti ho visto in prova, ok, no, ok. E una cosa importante, forse la cosa più importante, è che ho scritto il testo usando solo ed esclusivamente ciò che Marilyn disse e scrisse di se stessa. Quindi un lavoro di ricerca molto importante. Molto grande, un modo per darle voce, perché poi ovviamente tutti hanno detto di tutto e di più su Marilyn, soprattutto poi quando una persona non c'è più. E allora sono andata a scavare e ho messo solo le cose che sono assolutamente state scritte o dette da Marilyn, quindi cose prese dalla sua autobiografia, che
scrisse in realtà quando aveva, diciamo, cominciato a lavorare non neanche da troppo tempo, quindi era giovane, insomma, quando cominciò a scriverla, rimase incompleta, e poi lettere, interviste, tutto quello che di certo fu detto o scritto da Marilyn. Quindi non confutabile, anzi, bellissimo. Posso dire? Devi. Da Norma Jean, perché lo spettacolo si chiama Marilyn, Her Words, ma in realtà quella che vediamo è Norma Jean. Quindi Her Words, le sue parole, proprio perché, come hai detto, usi le sue parole solo ed esclusivamente quello che lei ha detto, scritto. Esatto. Ok, perfetto. E questa è la Loredana Cannata, autrice e regista, perché tu fai anche la regia della pièce. Sì. Giusto, ok. Torniamo alla Loredana Cannata, attrice. Allora, immagino, ok, tu sei siciliana, giusto? Quindi sì. Dalla Sicilia ti sei spostata a Roma? Sì. Avrei fatto il solito percorso, la scuola di recitazione, lavorare come cameriera. Per forza, quello ci dobbiamo passare tutti, per forza. E poi inizia, si aprono le porte del cinema. Sì, il mio è stato un percorso classico fatto di gavetta, è cominciato con un cortometraggio, uno spettacolo teatrale, e poi il mio primo ruolo al cinema, un piccolo ruolo in un film che si chiamava Maestrale, con la regia di Sandro Cecca, dove interpretavo una siciliana, mi è capitato raramente per i miei colori non classici, almeno per quanto riguarda il linguaggio cinematografico, e subito dopo arrivò La Donna Lupo di Aurelio Grimaldi. Come no? E lì, diciamo, cominciò la mia carriera in un modo un po' scandaloso, ma anche velocemente, in un certo senso. Perché se ne è parlato molto, certo, poi sì. Sono venute le fiction. Sì, assolutamente. E poi diciamo che nel mio percorso da attivista, perché è una parte molto importante della mia vita, sono anche diventata un'attivista per i diritti animali, e quindi il fatto di avere il lupo accanto a me è stato profetico, e per me è un grande onore. Quindi soffermiamoci su questo aspetto. Tu hai accettato il nostro invito in questo momento così difficile, anche perché abbracci la nostra causa di ecosostenibilità. Noi siamo ecoteatro proprio perché abbiamo fermi i dogmi, mi pare dire i dogmi di quella che è l'ecosostenibilità, che tutti dovremmo imparare per vivere meglio tutti. Sì. Quando è iniziata in te la consapevolezza che è necessario adottare una serie di comportamenti affinché tutti possiamo vivere meglio? Allora, io ho cominciato molto presto, quando ero piccola, a voler portare un po' di giustizia in questo mondo. Sarà che, come dissi a mia madre una volta prima di partire per una manifestazione anche un po' pericolosa a Bruxelles, mia madre ovviamente si preoccupa sempre, certo, quando vado, certo, in giro a fare certe cose, e le feci notare che nelle mie date c'è quella che per me è la mia missione. Io sono nata il 14 luglio, quindi la Rivoluzione Francese, e il mio onomastico è il 10 dicembre, che è la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Uomo. In seguito è diventata la Giornata Mondiale dei Diritti degli Animali, e a me piacerebbe molto che diventasse anche la Giornata dei Diritti della Natura, perché solo quando riconosceremo all'acqua, all'aria, alla terra il diritto di non essere stuprate, il diritto di essere rispettate, vivremo tutti meglio. Quindi io fin da piccola ho sempre avuto questa passione di attivismo. Infatti, ad esempio, la mia prima manifestazione forse fu a 16 anni in Sicilia, andai in falegnameria da mio padre a fare i cartelli, e negli anni, poi alcuni anni fa, diventò soprattutto un impegno per quelli che sono veramente gli ultimi tra gli ultimi, gli animali, perché sono le creature che più subiscono violenze e che davvero non hanno voce. E insieme a questo impegno si è naturalmente sviluppato anche un impegno ambientalista, perché tutto è connesso. Davvero. Io sono diventata vegana nel maggio del 2012. Quasi 10 anni. Quasi 10 anni fa. E mi hai detto senza passaggi intermedi. Assolutamente. In 3 giorni sono diventata vegana e non sono più tornata indietro. E scoprii che
che non mangiare animali non solo era un atto di rispetto verso queste creature che sono esseri senzienti, che ovviamente vogliono vivere, che hanno il diritto di vivere, ma era anche un modo per tutelare l'ambiente, perché l'allevamento ad esempio di animali per l'alimentazione è la cosa che impatta nel peggior modo sull'ambiente, addirittura certo. Più dell'intero settore dei trasporti. E poi ho scoperto che fa anche bene noi, assolutamente. E quindi il mio impegno ambientalista si sposa straordinariamente con la vostra realtà, che ho amato subito non appena vi ho conosciuti. Sei straordinaria. Guarda, io non aggiungo altro perché sei talmente bella, sei bella comunque, ma sei talmente bella, luminosa e appassionata quando parli di queste cose che rischierei una caduta di stile. Quindi ti ringrazio per queste grazie parole. Senti, ma voglio tornare alla Loredana Cannata attrice. Uh-huh. Perché tu sei presente spesso nei film di Ferzan Özpetek, l'ultimo anche La Dea Fortuna. Sì. Com'è stata questa esperienza? Com'è l'esperienza di lavorare con lui, che è uno dei registi insomma di maggior livello internazionale? È straordinario. È straordinario perché appunto sai di lavorare con un grande regista, i suoi film sono amatissimi, sono visti da milioni di persone, quindi è un grande onore. E ho cominciato a lavorare con lui in Magnifica Presenza e poi... Straordinario quel film, io lo guarderei al loop quel film lì. Sì, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. E poi è arrivata Napoli Velata, adesso La Dea Fortuna, con Ferzan ho anche fatto alcune pubblicità e quindi diciamo è nata una stima, una collaborazione e lui è davvero un'anima splendida che ha a cuore le persone con cui si trova in sintonia. Che bello sentire questo. Poi tra l'altro noi ci siamo conosciuti e lo ringrazierò in eterno grazie a Pino Pellegrino, che sì. È il cast dei film di Ferzan, un sì. Amico straordinario. Pino è un mio carissimo. È una persona splendida. Grazie a lui io ti ho scoperta un paio di anni fa. È vero, ci ha fatto e vi dico perché non conoscere. L'ha fatto prima. È perché vero. Ogni cosa avviene al momento giusto. È assolutamente così. Assolutamente. Senti, tu quindi in questi giorni stai provando questo spettacolo, sì. Quindi sei anche abbastanza provata perché, perché le prove sono importanti e sono sì, faticose. E perché poi anche diciamo il testo, la situazione va un po' a scavare nel certo. Dolore. Marilyn, Norma Jean, era una persona che soffriva molto, che aveva sofferto molto da piccola e come molti avranno ben chiaro, quando ci succedono delle cose pesanti e gravi da piccoli ci rimangono dentro e ci si fa i conti poi per tutta la vita, quindi certo. È molto importante ricordarsi che le cose che diciamo e che facciamo ai bambini impattano certo, in un modo molto profondo. E Marilyn, devo dire, ha fatto un miracolo perché è riuscita a trasformare il dolore e la tristezza, la depressione, in un carburante di rivalsa, di rivincita, pur dovendoci fare i conti poi per tutta la vita. Però ha creato davvero un miracolo, ha creato Marilyn, Norma Jean, ha creato Marilyn. Io non vedo l'ora di rivederlo per intero questo spettacolo, perché grazie. Ogni volta che sento le battute sento veramente un'emozione particolare, un'energia particolare, anche perché tu sei proprio assolutamente dentro quello che dici e quello che fai. E questa è una cosa straordinaria che proprio ti ho riconosciuto dal primo momento che ti ho vista in scena. Grazie. Straordinaria. Grazie. Senti, un'ultima cosa prima di salutarci. Com'è recitare di fronte a una platea vuota? È molto strano, però ve lo dico, ci saranno 3-4 persone e recito per loro, ma anche per le persone che so vedranno poi, quindi in un certo modo guardo dentro la telecamera e vediamo e vedo il pubblico che guarderà. Allora tu devi sapere che io ieri ho sentito Renato che suonava. Allora l'ho bloccato praticamente mentre se ne stava andando dicendo senti, tu domani suonerai per noi. No, ma come io? E l'ho costretto a questa cosa. E gli ho chiesto anche di farmi una cosa particolare adesso, che tu ci farai, vero Renato? Certo, volentieri. Ok, allora salutiamo tutti coloro i quali ci hanno seguito fin qui. Saluto Loredana, ti ringrazio davvero di cuore
per questa tua generosità e per questa presenza che per noi in questo momento è veramente importante. E diamo appuntamento a teatro, perché tu verrai a farlo anche sì. dal vivo appena si potrà. Sì, è dal vivo, insomma, è veramente un'altra sensazione. Sono mezzi diversi, ma vale la pena vedere gli spettacoli dal vivo. Diciamo che abbiamo la fortuna di avere entrambe le possibilità. Ecco, mettiamola così in questo esatto, momento. Esatto. Ok, grazie grazie ancora, a te, Walter, un saluto grazie. A tutti. Renato, a te. Grazie.